Bertani Gemma, vedova Lunardi. Allora, nel 60, Mario, 61-62, mi arriva a casa mia Marie e un suo amico che andava a caccia insieme e si aveva preso un motorino da Morini. E così parlando e ha detto: "Mi, non è che mi trova tanto questo motorino andare anche in città, mi trovo", e dice, "penso di venderlo". E viene a casa, dice Gemma, dice: "Vittorio, il vende il motorino, è seminuovo, te lo compro". E da allora ho sempre avuto il mio motorino lì. Tanto che anche adesso la terza non me le tiene la marcia. Adesso andiamo a portarlo dal meccanico, ma non si trova i pezzi, bisogna rifarli, rifarlo il pezzo. Ma chi trovito? Proprio un amatore. Quando sono andata a fare la revisione quest'anno, che sono andata qua per andare a Avisa, il signore lo vende questo motorino? No, dico no, perché dice quando la le vende la passa parola, che me lo compro e me lo metto in sala. Mi sono restata, ho detto in sala. E la nonna si preoccupa, e la mi passa parola, l'ha detto, ma quando vado anche al bar, far servizio al bar lì della parrocchia, i butelotti me li domanda tutti. Mi dice, Gemma, è il motorino. Sì, penso che non mi darà niente perché cosa mi dai di un motorino così vecchio, ma che sia, che faccia gola a tanti, ecco. Non è che sia una di quelle che lo impresta uno, la... no, sempre d'opera mia, lunga via la Vespa, no, sempre d'opera mia. D'andare al cimitero, d'andare in parrocchia, d'andare in città, che così mi quando che da far parcheggiare la macchina non trovo mai il posto, e anche mi vuole tanto posto per parcheggiarmi, non so, mi quando vedo quelle anche signore che le si girano le dentro, magari nel stesso, mi no, mi vuole un bel spazio, in modo che allora c'ha poi il mio motorino e quello lo metto fuori dalla porta del negozio. E ai suoi tempi le faceva il distributore, no? Ai suoi tempi sì, ai suoi tempi te che dicevi misella per il motorino, te le faceva lui, ma adesso basta, adesso prima che la mettevo al 5, dopo mi sono informata e mi ha detto che il 5 è troppo. Compro 10 litri di benzina e su 10 litri di benzina se ne mette 3, ed allora mi ha tanta scuola da fare. La sella cominciava a essere rotta, l'è rotta, in modo che la sella un po' è grande, è difficile trovare adesso il coprisella. E mi l'ho fatto, avevo mia tanta scuola. E quando ti portava l'asilo ticket ti ha rotto le gambe? Sì, ah, sì. Sì, mettevo de drio perché de drio ho una specie lì che la mi darà, allora mettevo de drio e io dice: "Tieni larghe le gambe che non te ne vai nella ruda". E una volta mi andava, allora basta de drio, lo mettevo davanti dove che la benzina, il porta benzina, allora lì ero più sicura. Insomma, non mia via che piova e se bagna, mi bagnerò anche me, ma non è che, no, non è che mi preoccupa più di tanto.